questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa semplice ma carinissima maglia con scollo a V che io ho deciso di chiamare maglia capri. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato nuovissimo che si chiama Bella Cotton ed è della Mirafil. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri ed è 100% cotone Pima. Io ho utilizzato per poter realizzare questa maglia tre gomitoli di questo colore che io trovo fantastico. Ecco, ha queste sfumature dell'azzurro, del rosa, del verde e ho utilizzato sempre l'uncinetto del numero 4 e mezzo. In descrizione naturalmente vi metterò il link al mio sito Filati Elsa da cui potete acquistare il mio stesso colore, il mio stesso filato in questo colore ma anche in altri tre colori che voglio mostrarvi perché sono veramente bellissimi. Abbiamo questo sfumato del viola. Vedete, eccolo qui. Questo sfumato che invece ha più sfumature che ricordano un prato, quindi abbiamo questo verde, il marrone, il rosa, e poi abbiamo queste dalle sfumature sempre un po' che ricordano il mare, quindi anche qui abbiamo il blu che in varie tonalità e il rosa. Anche qui comunque potete vedere che c'è il rosa, quindi in ognuno di questi quattro colori comunque ci sono queste sfumature di rosa che rendono il filato molto romantico, se così vogliamo dire. Per una taglia M vi occorrono comunque sempre tre gomitoli perché io dell'ultimo non ne ho utilizzato tutto, me ne è avanzato un pochino, quindi per una taglia M, vedete, questa mi va comunque larga, non dovete andare ad allargare tantissimo, anzi, fossi voi non farei nessun aumento se non quello là per poter arrivare a fare come si dice, gli scalfi, quindi un giro di aumenti in più, gli scalfi e poi procedere dritti, perché come vi dicevo la maglia a me va comunque bella larga. Se invece volete farla più larga, taglia M, allora vi consiglio 4 gomitoli. Per una taglia L, 4 gomitoli. Naturalmente se siete una taglia S e volete fare le maniche o fare la maglia più lunga, in quel caso vi consiglio un gomitolo, perché non riuscireste comunque ad allungarla di molto e neanche comunque a fare le maniche. Quindi se volete fare queste modifiche alla maglia, per una taglia S vi consiglio sempre 4 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, è una lavorazione top down, quindi si parte dall'alto con una lavorazione semplice che sono giri di maglie alte a cui andiamo a fare gli aumenti e la cosa che è bella di questa maglia è che andremo a fare degli aumenti anche qui sul collo in modo tale appunto da avere questo scollo a V. Quindi si parte con una lavorazione in tondo separata e poi si va ad unire. Una volta fatto questo, naturalmente poi si metteranno i marcatori e si andrà a lavorare la maglia. Io ho deciso di fare la parte sotto con un punto leggermente più forato, ma veramente pochissimo. Infatti, come potete vedere, io sotto indosso un reggiseno, ma non si nota che non ho indosso un top per coprente, quindi è un punto comunque abbastanza coprente, non abbastanza molto coprente, quindi poco forato, quindi perfetto per essere indossato solo con sotto un top a fascia o un reggiseno, quello che preferite. È quindi una maglia molto estiva, perfetta per quest'estate, e io questa maglia sono sicura che la sfrutterò tantissimo. Inoltre vi dico già che ho intenzione di fare un vestito sempre con questa tecnica top down del collo a V, perché quest'anno vi ho detto che vi bombarderò di vestiti, quindi preparatevi che farò sicuramente un vestito con scollo a V e utilizzerò qualche altro tipo di filato. Sono ancora indecisa se fare qualche cosa con monocolore o qualcosa col sfumato, ci devo aggiornare un po' sopra. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferozzare, oppure potete attaccarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che se siete interessati a questa creazione ma non avete tempo per realizzarla, potete contattarmi e farò in modo di realizzarvela io. Inoltre vi ricordo che in descrizione troverete sempre anche il link che vi porta al PDF dove vi spiego passo per passo, quindi giro per giro anche per i tagli più grandi, come andare a fare questa maglia, ed è sia in italiano che in inglese che in francese. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mirafil che si chiama Bella Cotton, che è questo gomitolone da 100 grammi e misura 170 metri. Il colore che ho scelto io è questo qui, che ho definito un colore pastello, proprio perché ha questi colori molto tenui, però qui vedete gli altri colori, le altre tre colorazioni presenti sempre sul sito. Allora, lavorerò con l'uncinetto numero 4 e mezzo, ho montato 46 catenelle. Mi raccomando, se dovete allargare un po' lo scollo, vi ricordo che la maglietta che inizieremo a fare è top down, quindi andremo ad allargare e non la chiudiamo perché voglio fare uno scollo a V. Quindi, se però volete fare lo scollo un po' più largo o utilizzate un filato un po' più
stretto più fine, allora andate a mettere 6 catenelle in più in modo tale da avere due maglie alte in più nei tre lati, ossia il lato dietro e dei due lati delle maniche, mentre sul davanti dovete avere sempre una sola maglia per iniziare il primo giro, ma ora che andremo a lavorare capirete meglio. Comunque, come dicevo, vi ripeto, andate ad aumentare di 6, massimo 9 catenelle per avere 3 maglie alte in ogni lato, altrimenti poi lo scollo vi viene veramente troppo largo, cioè quindi la V viene troppo giù, mettiamola così. Allora, detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono ossia prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo la mia prima maglia alta. Ne devo fare un totale di 10, una in ogni catenella, quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4, 5, scusate, mi tiro un po' il filo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Realizzate le 10 maglie alte, andiamo nella catenella successiva, andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E adesso andiamo a fare 20 maglie alte, una in ogni catenella. Quindi, ripeto, andiamo a fare 20 maglie alte, una in ogni catenella. Una volta fatto queste 20 maglie alte, vi farò vedere come continuare. Mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti, di mettere quelle maglie alte in più rispetto a me. Ho realizzato le mie 20 maglie alte, vado nella maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. E adesso vado a fare 10 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado nella catenella successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, lo rientro un'altra maglia alta e termino il primo giro andando nella catenella successiva e facendo una maglia alta. Ho fatto una catenella in più, ma non è un problema perché la sfilo in questa maniera. Devo aver contato male quando ho messo le maglie. Benissimo, quindi come potete vedere abbiamo iniziato a fare il nostro collo. Questo è il primo giro, scusate, sposto un po' la lavorazione e adesso dobbiamo andare a fare il nostro secondo giro. Il secondo giro è quello che andremo sempre a ripetere perché comunque vi farò vedere come, perché ci saranno sempre gli aumenti. Quindi io mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro la maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta. E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 12 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,
9, 10, 11, 12. Vado nell'archetto di una catenella e di uno vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Adesso devo andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale questa volta di 22 maglie alte. Terminate queste 22 maglie alte, vi farò vedere come continuare a fare il giro. Ho fatto le mie 22 maglie alte, prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. E adesso andiamo a fare una maglia alta sopra tutte le maglie alte per un totale di 12 maglie alte. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, 12. Vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia alta. Catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la mia prima maglia alta, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, quindi una e rientro due. Abbiamo così terminato il secondo giro. Benissimo, ora man mano che andremo avanti, faremo sempre questo giro, vi accorgerete che andremo ad aumentare sempre le maglie alte di due in ogni parte di due. Quindi adesso noi ne abbiamo 12, nel giro successivo ne faremo 14, e qui ne abbiamo 22, ne faremo 24 e così via. Vi faccio rivedere soltanto l'inizio in modo da farvi capire bene come fare. Quando fate l'inizio del giro, ricordate sempre di fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, rientrare là dentro la sempre la prima maglia alta e fare un'altra maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre, e poi si va a lavorare la maglia alta, la catenella di separazione e la maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella. Quindi, quando andrete a finire il giro, stessa cosa, una maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta, 3 maglie alte, una sopra ognuna delle 3 maglie alte e 2 maglie alte sopra la fine. Io alla fine adesso continuo a lavorare, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro per continuare da lavorare il nostro scollo qui sul davanti. Quindi ad aumentare lo scollo e ad allargare la lavorazione. Vi dirò anche inoltre come fare se poi dovete comunque andare ad lavorare ancora la lavorazione per poter mettere i marcatori, ma non dovete fare più aumenti. Quindi vi spiegherò anche in quel caso come procedere. Allora, io ho fatto 10 giri e come scalfo per me va bene, ho potuto già mettere i marcatori, ma per le taglie più grandi sicuramente dovete fare più giri. Allora, con aumenti, secondo me, per una taglia M dovete arrivare a fare almeno fino al 12° giro con gli aumenti. Per una taglia L arrivate a fare 14 giri con aumenti e poi mettete il marcatore. Se vi stringe sotto le braccia, però vi va bene come larghezza, allora io vi consiglio di fare un altro giro senza più aumenti e vi spiego subito come fare. Andate sempre a fare gli aumenti qui a inizio e fine giro, ma quando siete, scusate, tolgo il marcatore così mi faccio capire meglio. Quando siete qui e non dovete fare più aumenti, andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, ma qui non andate a fare più il vostra maglia alta, catenella di separazione maglia alta, ma arrivate fino a qui a fare la maglia alta.
fate 2 catenelle e andate direttamente sopra quest'altra maglia. Quindi ripeto, per chi deve scendere ancora ma non deve fare più aumenti perché come larghezza va bene, ma stringe sotto le braccia, quindi significa che dovete scendere un po' con la lavorazione ma non dovete allargare, potete fare in questa maniera. Andate sempre a fare l'aumento inizio e fine giro, ma quando vi trovate nel bordo andate a fare una maglia alta, scusate, a maglia angoli, andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, ma qui una volta fatta l'ultima maglia alta andate a fare 2 catenelle e direttamente una maglia alta sopra la maglia alta di nuovo qui, e fate questo in tutti e 4 gli angoli. Secondo me comunque per una taglia M, se fate altri 2 giri di aumenti poi magari dovete fare soltanto un giro senza aumenti, oppure dovete andare a fare soltanto un giro in più rispetto a medi aumenti, quindi andate a fare gli aumenti fino all'undicesimo giro e poi tipo il 12esimo o il 13esimo giro lo fate senza aumenti, andando però a fare comunque gli aumenti qui, perché dovete fare in modo che la lavorazione quando vi si chiude sul davanti venga bene lo scollo, quindi non vi deve tirare. Detto ciò, invece, per chi come me ha finito di fare è arrivata agli scalfi, possiamo andare a fare il nostro corpo della maglia. Io devo andare a fare ancora degli aumenti perché come potete vedere qui non sono ancora arrivata a chiudere, quindi vado di nuovo a fare, scusatemi, inizio sempre il mio giro andando a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1 2 3, e rientro e faccio un'altra maglia alta. Per chi invece non deve fare più aumenti, non va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi normale, va a fare un semplice giro, quindi senza più aumenti. Scusate, non riesco a capire perché non riesco a entrare. Ah, eccomi. Quindi io adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al marcatore e vi faccio vedere come passare da una parte all'altra. Quindi continuo a lavorare andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al mio marcatore. Sono arrivata al mio marcatore, tolgo l'uncinetto così potete vedere meglio la lavorazione. E vado a fare una maglia alta sempre qui nella prima maglia alta dove ho il prima dell'archetto di una catenella. Poi prendo il filo, entro nell'archetto di una catenella sia sulla lavorazione davanti che su quella dietro e vado a fare la mia maglia alta. E adesso vado a fare, mi giro dietro e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi normalmente continuo la mia lavorazione fino ad arrivare al secondo marcatore e in quel caso vi farò vedere come ripassare dal dietro al davanti. Poi vi farò vedere come terminare il giro e chiudere la lavorazione, quindi chiudere il nostro scollo. Una volta fatto ciò continueremo poi con la lavorazione, naturalmente vi spiegherò passo per passo come andare a lavorare. Sono arrivata al secondo marcatore che già ho tolto così potete vedere bene come andare a lavorare, quindi prendo il filo, vado nell'ultima maglia alta e faccio una maglia alta. Prendo il filo, entro nell'archetto sia sul davanti che sia sul dietro che sul davanti e vado a fare una maglia alta. E adesso procedo con la lavorazione sul davanti, quindi prendo il filo, vado sulla prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vi farò vedere a questo punto come andare a terminare il giro e come chiudere il nostro giro. Quindi continuo a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta. Allora sto terminando il giro, vado a fare le ultime 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta del giro precedente, quindi una e rientro 2. E adesso vado a chiudere il giro facendo una maglia bassissima qui dove ho il mio inizio del giro, in questa maniera ho così chiuso la mia lavorazione. Adesso io staccherò il filo e inizierò di nuovo a lavorare i giri sempre di maglia alta, però partendo di lato in modo tale che l'inizio e la fine del giro non si noti qui sul davanti ma sia di lato. Quindi io adesso, se trovo la mia forbice da qualche parte,
Va bene, comunque staccherò il filo e ricomincerò di lato a lavorare sempre i giri di maglia alta e andremo a fare sempre un giro di maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, state attente per non fare in modo che la vostra lavorazione vada di lato. Andate a lavorare non entrando soltanto nei due fili della maglia alta sottostante, ma entrando proprio all'interno della maglia alta. Quindi dovete prendere tre fili. Ve lo faccio vedere anche sul davanti perché qui stavo da dietro. Quindi vedete, io non entro con l'uncinetto qui dove ho i due fili, ma su dentro tre fili. Questo vi permetterà che la lavorazione venga diritta e non vada ad allargarsi. Allora io lavorerò i giri sempre tutti a diritto fino ad arrivare sotto al seno, cioè sempre questi giri di maglia alta fino ad arrivare sotto al seno. Una volta arrivati sotto al seno, deciderò se andare a allargare la lavorazione, quindi farla un po' questa maglia scampanata, come scampanata si dice, sì, o se invece andare a cambiare la lavorazione e fare un punto diverso. Devo ancora un po' a decidere in fase di lavoro, quindi per adesso vi dico che io continuerò a fare giri di tubo di maglie alte fino ad arrivare sotto al seno o anche in vita, devo ancora un po' decidere, lavorando sempre con l'uncinetto del 4,5. Per chi deve andare a fare degli aumenti perché sul seno stringe troppo, passate a lavorare con l'uncinetto del 5 invece di lavorare col 4,5, oppure quando andrete a lavorare qui ai lati dove avete la maglia alta che abbiamo fatto per unire le due parti, qui ne date a fare due maglie alte e fate la stessa cosa qui, invece di due andate a fare due maglie alte. Questo per chi deve andare ad allargare la lavorazione, quindi o fate gli aumenti passando da una maglia alta, ne fate due sia da questo lato che da quest'altro lato e passate a lavorare con l'uncinetto del numero 5. Io adesso continuo a lavorare, staccando qui il filo e ricominciando di lato, e vi dirò quanti giri ho fatto prima di arrivare sotto al seno. Ho ripetuto il giro di maglie alte per 17 volte. Adesso voglio andare a fare un po' più di movimento alla maglia, quindi non fare sempre solo il giro di maglie alte, quindi cambiamo leggermente il punto. Non andiamo a fare niente di forato, un pochettino forato ma veramente lieve, solo per dare un po' più di movimento alla maglia, e andiamo a fare in questa maniera. Andiamo a fare sempre le 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro la maglia di base, vado a fare un'altra maglia alta, salto una catenella e ricomincio da capo, quindi vado dove ho la seconda maglia alta e vado a fare due maglie alte, una e due, e di nuovo salto una maglia alta, entro nella successiva e di nuovo vado a fare due maglie alte, una, due, salto una maglia, entro nella successiva e di nuovo due maglie alte, una e due, e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come riniziare sempre a fare questo giro fino ad arrivare alla fine della nostra maglia. Mi raccomando, se dovete allargare un po' sui fianchi la maglia, passate a lavorare con l'uncinetto più grande. Io continuo a lavorare sempre con lo stesso perché la maglia è venuta già larga di sua, quindi non ho bisogno di fare ulteriori aumenti. Quindi continuo a lavorare così con tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e iniziare quello successivo. Sto terminando il giro, ho fatto gli ultimi due maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Adesso con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie alte e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nel secondo gruppo di maglie alte, entro tra le due e di nuovo vado a fare due maglie alte, una e due, e continuiamo così quindi per tutto il nostro giro. Quindi vado di nuovo nel gruppo successivo di due maglie alte e vado a fare due maglie alte, una e due, vado nel gruppo successivo e di nuovo due maglie alte, una e due. Continuerò a fare sempre questo giro fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ho terminato di lavorare la mia maglia, sotto ho ripetuto questo giro di due maglie alte per 18 volte e quindi come lunghezza per me va benissimo. Non farò alcun tipo di bordino, la maglia mi piace così come è venuta, però voi potreste rifinire tutto lo scollo con un giro di maglie basse. Io preferisco lasciarlo così perché mi piace questa lavorazione un po' grezza che si viene a creare qui con gli aumenti, e non farò, come vi ho detto, neanche nessun giro intorno alle maniche. Quindi la mia maglia è terminata.